Amici di Vivi Mazzara, buonasera e benvenuti a questo appuntamento sulle amministrative 2024. Ormai mancano pochi giorni dal voto. In studio abbiamo Mary Perniciaro, o meglio dire Maria Perniciaro, Detta Mary. detta Mary, e l'assessore Matteo Bommarito, entrambi della lista Libertà, candidati al Consiglio Comunale a sostegno del candidato sindaco Salvatore Quinci. Allora, benvenuti a Grazie. Vivi Buonasera. Mazzara. Buonasera a tutti. Matteo, tu sei di casa qui, no? Sei di Diciamo di sì. casa. Teniamo a battesimo questa sera Mary Perniciaro, che è un nome nuovo nella politica, uno di quei volti femminili che cerca di portare avanti le problematiche della città con tanto amore, con tanto coraggio. Quando ci si incontra davanti una persona che veramente vuole sfidare se stessa, vuole provare a mettersi in gioco per difendere la propria città e portare avanti le istanze dei cittadini, non è facile. Per cui diamo l'onore di aprire il programma a Maria Perniciaro con questo cappelletto che io ho fatto, un nome nuovo femminile nella politica. Da dove scaturisce la volontà di candidarti in politica? Allora, intanto buonasera a tutti e grazie per questa opportunità. Mi presento, io come detto poc'anzi sono Maria Perniciaro per gli amici Meri. Per qua, nella scheda si potrà votare anche Mary, giù. Perfetto, Assolutamente. bene. Allora, intanto sono la mia primissima esperienza. La mia candidatura parte da un'esperienza di vita. Io per motivi di lavoro di mio marito ho vissuto degli anni in Liguria, ho vissuto al nord. E non ti In nego, Liguria, in in Liguria Liguria, sì. esattamente, non ti nego che la testa e il cuore erano sempre qua, ogni scusa era buona per tornare. Esatto. Infatti, non a caso, quando è arrivato il momento di comprare casa, la scelta è stata inevitabilmente Mazzara, indiscutibilmente. La mia esperienza al nord, mi ha portato, per forza di cose, a confrontarmi con abitudini diverse, persone diverse, per cui sono arrivata a fare delle riflessioni. Riflessioni che ti dico, ad oggi quando sento soprattutto un giovane o comunque sia un nostro concittadino che dice, passami il termine, mi scappasti di Mazzara, Sì. Perché mi fa rabbia perché dico, non sanno a cosa cosa vanno andrebbero a incontro, trovare, esatto, perché io a per cosa forza di andrebbero cose questa incontro. esperienza l'ho dovuta fare, è stata positiva e negativa, ma diciamo È che stata per esperienza un'esperienza. personale io non la consiglio, per cui ti dico, c'è gente che per il lavoro che svolge deve necessariamente stare lontano dalla famiglia, dalla città e sicuramente non vorrebbe questo. E poi c'è gente che invece piuttosto che valorizzare appunto la nostra città dice che tuttora Mazzara non offre niente, tanto non cambia niente, tr ne trova tutti i difetti e cerca sempre altrove. Io ti dico che questo è un concetto secondo me del tutto sbagliato. Sbagliato perché io penso che Mazzara ha del potenziale. Mazzara ci può offrire delle grandi opportunità perché è una bella città e dobbiamo essere, anzi, noi cittadini stessi, i primi a non sminuirla, anzi, a far sì che non diventi secondo a nessuno, diventi fiore all'occhiello della Sicilia, perché comunque sia dobbiamo sfruttarne le risorse quanto più possibile. Abbiamo una città comunque stimata culturalmente, abbiamo il turismo, non indifferente. Abbiamo il mare, tutto quello che offre, il buon cibo, la cucina, dico perché no, e poi il calore della gente. Quindi dico, ripeto, sono convinta che Mazzara ha Cioè, del prima di dire potenziale. lasciamo la città, come dici tu, Cerchiamo di, ecco, riflettere, riflettere, cerchiamo riflettere. anzi di fare quanto più possibile per Mazzara. E io penso che insieme si può, insieme dobbiamo avere un unico obiettivo, focalizzarci insieme verso lo stesso obiettivo, valorizzare Mazzara quanto più possibile. Assessore Matteo Bommarito, come inizio della candidatura di Mary Perniciaro non c'è male perché notiamo che ha le idee abbastanza chiare, quella genuinità che in politica serve. Non è tanto quella genuinità, è tanto l'essere proprio attaccati alla propria terra, essere proprio attaccati alla propria città, quindi proprio amarla.
con grande sentimento e con grande coraggio. Significa andare al nord a lavorare, quindi spostarsi, spostare un'intera famiglia. Enormi sacrifici che non è che ha fatto solo Mary Perniciaro, ma tanti ragazzi. Cioè oggi il nostro futuro, l'80% dei ragazzi sono fuori che devono andare a lavorare, che sono costretti per il lavoro. Quindi il messaggio che vuole mandare Mary è proprio questo. Sì, fuori per carità, ci sono tutte le condizioni possibili e immaginabili, però la nostra città, la nostra Mazara del Vallo purtroppo ci chiama, ci richiama. Io sono uno dei primi, io ho fatto tantissime esperienze fuori, ho lavorato a nord, ho lavorato a Milano, alla Scala di Milano, dove ho lasciato un lavoro Però importante, non hai fatto il ballerino importantissimo. alla Scala di Milano, No, ho perché fatto. tu non l'hai fatto il ballerino, invece lei è ballerina, perché Sì. lei Non ama alla Scala, però, danzare, non non alla alla Scala. Scala, ma è ballerina, Scala di ecco. casa mia, Ho fatto il tecnico di palcoscenico alla Scala di Milano e ho dovuto rinunciare a quel lavoro perché proprio la mia città mi ha richiamato. Ho detto: Matteo, dice, non puoi andartene. E io con grande sacrificio, ma con grande felicità pure, perché fondamentalmente ritornare nella mia città, Mazara del Vallo, per me era come quando tu oltrepassi quello stretto, dice, ah, a mi casa. sento a casa. Ed è così, e non è la mia sensazione, è la No, no, no. sensazione di tutti i È la siciliani. coincidenza del nome del partito che tu rappresenti nel territorio, Sud chiama Nord. In questo caso è una Esattamente, realtà proprio di richiama, fatti, esatto. eh? Noi quello che cerchiamo e quello che siamo riusciti politicamente a mettere in campo è che abbiamo un leader che si chiama Cateno De Luca, che è il nostro leader, il leader del nostro partito. Il partito oggi è libertà, significa che noi dobbiamo essere liberi da ogni schema, liberi di andare a votare, liberi di tutto e di tutti. Noi fortunatamente non abbiamo né padri e né tantomeno padroni. E lo abbiamo dimostrato e vogliamo continuarlo a dimostrarlo. Io vi ricordo che Cateno De Luca, il tutto e il progetto nasce a Fiume Denisi, dove è nato Cateno De Luca. Cioè, parliamo un paesotto di meno che 1500-1600 abitanti. Nasce tutto da lì e da lì, dalla Sicilia, è arrivato in provincia di Trapani. Dalla provincia di Trapani ora stiamo iniziando ad oltrepassare, abbiamo oltrepassato Reggio Calabria. Siamo andati in Calabria, siamo andati in Puglia, Basilicata, siamo arrivati a Milano, quindi abbiamo oltrepassato l'intera Italia. Quindi diciamo che il sud ha chiamato il nord, e il nord oggi chiama il sud, significa un'unificazione di Unificazione. idee, un'unificazione di progetti che si possono mettere in campo, però quello che dice sempre Cateno, in campo sì, ma al centro dell'attenzione dobbiamo mettere la nostra terra, la nostra Sicilia. Ed è per questo che io sono onorato e sono orgoglioso di rappresentare il Partito della Libertà, quel simbolo di Sud di Chiama Nord, che è il primo partito in Sicilia, e non mi stancherò mai di dirlo, a qualcuno Piero dà fastidio nel dire che siamo il primo Purtroppo partito in quando Sicilia, si cresce in tutte le però cose, purtroppo dico, dall'altra parte si riceve anche dovete fastidio. accettarlo che è il primo partito in Sicilia perché Cateno De Luca da solo è riuscito a prendere quasi il 28% di consensi. 500.000 siciliani hanno votato per Cateno De Luca, hanno votato per quel progetto Cateno De Luca sindaco di Sicilia. E io sono convinto che nelle prossime regionali Cateno De Luca sarà ricandidato come presidente della Regione Sicilia, ma lui non gli piace il cosiddetto presidente, gli piace dire che lui è il sindaco della Sicilia, il sindaco sarà il sindaco dei siciliani. È un sogno che noi abbiamo messo in campo tanti anni fa e che vogliamo raggiungere. Sono convinto che nelle prossime regionali Cateno De Luca, assieme a tutti noi, assieme a tutta la provincia di Trapani, assieme a tutti i siciliani, raggiungerà questo bellissimo traguardo. Intanto è candidato anche alle europee, Cateno De Luca. Cateno De Luca si sta sacrificando per gli europei perché non è il suo obiettivo. L'obiettivo, che è il segnale forte che noi vogliamo mandare all'intera nazione, è quello che è un partito su base nazionale. Non è un partito che si è presentato così come qualcuno vuole sostenere o come qualcuno vuole, come si suol dire, denigrare. Noi siamo il Partito della Libertà, noi siamo il primo partito in Sicilia, siamo presenti su tutte le regioni dell'Italia, siamo presenti e vogliamo essere presenti anche in Parlamento europeo, perché come diceva Ismaele La Valdera, che è il nostro deputato e che è stato il nostro capogruppo in Assemblea siciliana, è che noi in
Noi all'Assemblea regionale siciliana, all'Assemblea regionale siciliana siamo il primo gruppo, il gruppo più forte. Cioè, non è cosa di poco conto. Quindi Ismaele dice che tutte quelle leggi che vengono fatte in Assemblea regionale siciliana poi devono andare a Bruxelles e quindi è da lì che poi parte tutto. Quindi è importante per noi domani essere rappresentati a Bruxelles da gente che appartiene al nostro territorio. Noi abbiamo una grande opportunità, io l'ho detto alla città, la grande opportunità è quella che noi abbiamo all'interno della nostra lista Libertà, abbiamo Giulia Ferro, una nostra concittadina, è una nostra mazzarese, è una dottoressa, è una professionista, è una mamma che si sta spendendo. Da una parte lavora per la famiglia e dall'altra parte ha la passione per la politica. E io dico, cari cittadini, cari cittadini e cari concittadine, abbiamo una grande opportunità. Votiamo Giulia Ferro per queste europee. È una scheda rosa, basta semplicemente mettere la X alla lista Libertà e scrivere Giulia Ferro, Cateno De Luca e Antonio Patrinello. Questi sono i miei candidati. E io non faccio gioco di parole, non ci giro attorno. È vero, tu lo sai È perché io una sono triade scritto. abbastanza Quindi forte. io ho questa triade e la porto avanti sino alla fine, sino alla morte. E dico, è una grande opportunità, una nostra concittadina, una nostra mazzarese che ci può rappresentare in Europa e poi a me non ci lamentiamo. Come Assolutamente sì. diceva Mele, vabbè, sono sempre le stesse cose. No, non è così. Assolutamente. Oggi c'è un'opportunità unica, approfittiamocene. Esatto, intanto il caffè lo facciamo arrivare? Sì, Bene, lo eccoci qua. prendiamo, anche perché il debutto anche di Mary, Sì, il caffè ci vuole. Mary, allora, chi è Maria Perniciaro? E come sta facendo la campagna elettorale Maria Perniciaro, detta Mary? innanzitutto Mary è una cittadina mazzarese, come diceva Matteo, come abbiamo insomma, detto, sono molto molto legata alla mia città, proprio radici, alle tradizioni e quanto segue. Sei una E mamma. poi principalmente sono una mamma. Sono una mamma e io penso che le decisioni che faremo oggi influiscono poi sul futuro delle generazioni future. Abbiamo figli, quindi è importante, cioè non è da sottovalutare questo aspetto, È una perché campagna elettorale difficile, Mary. ma lo sai cos'è? Che c'è gente che è stanca di alcuni aspetti della politica, c'è gente che, come dicevo prima, continua a dire tanto non cambia niente. Chi sale sale, come si suol dire, non cambia niente, chi va va lo fa per interessi personali e quindi c'è molto astensionismo per questo motivo, perché la gente è stanca e tante volte non ci crede più. Io ti dico che per quanto mi Eppure riguarda. Mazara è una città in evoluzione, adesso lo dirà anche l'assessore in carica, no? Chi meglio di lui può dire la città come si è Sì, perché svegliata? in questi. Io dico che in questi anni, soprattutto con quest'ultima amministrazione, mi sento di spendere due parole a favore del Sì. sindaco, che 5 anni sono sicuramente pochi per valutare l'operato di una persona, considerando che questi anni sono stati segnati purtroppo dal Dal Covid, Covid, quindi esatto. sono stati alla fine a metà degli anni. Io penso che lui come persona ci rappresenti egregiamente, motivo per cui noi lo sosteniamo. Da mamma dico che sta facendo una città a misura di bambino. Da cittadina dico che sta dando alla città il valore che merita. Io ti posso dire, per quanto mi riguarda, che, grazie, Sì. io sono convinta che all'interno dell'amministrazione ci debba essere una persona che abbia a cuore il benessere dei cittadini, della comunità, che ne ascolti le esigenze e talvolta risolvere o cercare soluzioni laddove ci sono problemi. Sono sicuramente consapevole del fatto che la strada che mi aspetta, se nel caso di esito ci auguriamo positivo, no? Dico, la strada che mi aspetta sicuramente non sarà facile, però ce la sto mettendo tutta per dare il mio contributo per la mia città e ripeto, soprattutto per il futuro dei nostri figli. Nel mio piccolo io sono pronta a contribuire per una città rispettosa Esatto. e unita, una città unita. Ecco, Matteo Bonmarito, quanto è cresciuta questa città e cosa vogliamo dire a chi ostacola, no? A chi risponde anche in campagna elettorale facendo vedere degli aspetti negativi. Guarda, io sono stato a Roma, ospite in una trasmissione importante qualche giorno fa con il gruppo Campisi.
ho dormito in un albergo adiacente alla Fontana di Trevi. Ma perché lo sto dicendo pubblicamente? Perché quando camminavo a pochi passi da migliaia di turisti che transitavano la Fontana di Trevi, c'era tanta spazzatura a terra, ma non solo, diciamo, chiusa nei contenitori, nei cartoni, perché lì i mastelli non ne vediamo, vediamo soltanto sacchetti neri, cartoni buttati, eccetera. Eppure Roma, capitale non solo dell'Italia, ma una metropoli mondiale, è sporca. A Mazara ci si lamenta a volte di cose che non esistono, ma diciamo che Mazara del Vallo, ha detto anche da parecchi ospiti importanti, uomini di cultura che abbiamo portato noi come gruppo Campisi, Mazara è stata spesso lodata. Adesso io non voglio fare un'azione in termini volgari di sviolinamento, no? Perché non ho l'interesse. Ma se io faccio un paragone con la capitale, che vedo città sporca davanti a importanti monumenti, e poi vediamo Mazara del Vallo, che per me è in proporzione città molto pulita. Certo. Cosa vogliamo rispondere ai denigratori che in campagna elettorale stanno cercando di ostruire un po' l'immagine di questa amministrazione comunale? Piero, tu mi conosci. Io rimando al mittente tutto quello che dicono contro questa amministrazione e contro questo sindaco, perché ognuno imposta la sua campagna elettorale come vuole. Certo, quello che parlano sono i fatti. Noi abbiamo fatto e siamo arrivati quasi al 90% di differenziato. Dico, siamo la prima città in Sicilia a fare la differenziata. Se poi ci lamentiamo perché c'è quell'abbandono, quel sacchetto di spazzatura che viene lasciato, o eventualmente anche quei quartieri come Via Potenza, Mazara 2, che non siamo riusciti ad oggi a depennare questo maledettissimo problema, ma che ci stiamo lavorando. Io ti dico che ne ho fatto una battaglia personale, nonostante non sia mai stata la mia delega agli abbandoni, ma ne ho fatto una battaglia personale con la cosiddetta Blizz e Fetusi. Non è che ce lo siamo dimenticati, negli ultimi mesi non. Giravi per le strade, eri diventato un Io personaggio di Striscia la sono Notizia. diventato un educatore della gente perché Esatto. entravo dentro casa delle persone dicendogli che non siamo noi guardia di finanza e andavo con il comando di polizia municipale, con i vigili urbani, andavamo a controllare i sacchetti, andavamo a controllare chi faceva gli abbandoni, entravo dentro le case, nella via Bagni, nella via Porta Palermo e io spiegavo alla gente che non bisogna abbandonare la spazzatura, ma bisogna differenziarla. Loro non vogliono, c'erano alcune famiglie che non ritiravano i mastelli perché non nego a dirlo e lo posso dire pubblicamente perché magari non volevano pagare, non pagano la spazzatura, ma non è un problema mio, quello è un problema poi che saranno gli organi di competenza. A me quello che interessava è raggiungere l'obiettivo, raggiungere il 100% della differenziata, quindi educare quella gente a non fare gli abbandoni, perché noi spendiamo 100.000 euro al mese solo per gli abbandoni. Quindi significa che meno abbandoni ci sono, più soldi guadagno io come ente comune. Cioè noi abbiamo quasi 14 milioni di euro che spendiamo all'anno per quanto riguarda la spazzatura, quindi per il servizio che noi diamo alla città, ma fondamentalmente la spazzatura la pagano pochi e il comune ha pochi introiti. Quindi io cosa dico? Non abbandoniamola in mezzo all'estate, perché tanto abbiamo un servizio efficace ed efficiente. Lasciamola davanti alle porte, che tanto se la vengono a prendere, se la vengono a ritirare, andate a ritirare i mastelli. Io e questa, la battaglia che ho fatto ad educare la gente, è stata proprio questa. E ti dico, Piero, che ho avuto un enorme successo e grande soddisfazione personale, perché la gente veramente poi andava a ritirare i mastelli e andava a fare la differenziata, perché poi io ci andavo l'indomani, andavo a controllare. Assessore, l'abbiamo fatto, ecco qua. Poi se voi non pagate la spazzatura è un problema vostro, ma a me mi interessa che voi non l'abbandonate e che la riciclate. E io sono riuscito ad educare tante famiglie, che loro non sapevano nemmeno il timore. Quindi ecco, ma è un lavoro che non posso portare avanti solo io, ma dovrebbe essere l'intera città, l'intera comunità che mi Infatti, dovrebbe venire quello che incontro bisogna, per questa dobbiamo essere una tematica, che è città di prima esatto, da giustissimo, esattamente. giustissimo. Per cui diciamo una campagna elettorale per ora dai toni un po' forti, si sta un attimo eccedendo. Piero, guarda, Mancano pochi giorni dal voto, eh? infatti, ma a me poco importa, te l'ho sempre detto. Potevo fare altre scelte, potevo non candidarmi. Il sindaco me l'ha detto, Matteo,
Per me tu sei riconfermato come assessore perché sei stato un ottimo assessore, un ottimo amministratore. Io gli ho detto: guarda Salvatore, mi sento stanco, non mi sento di affrontare questi altri 5 anni con un impegno così grosso, perché io quando mi assumono delle responsabilità me le porto dietro e ci credo veramente in quello che faccio. Allora ho deciso e ho preferito di presentare la lista attraverso altri amici e di spendermi per la lista. Io sono qui a completa disposizione per la lista e io quando sento parlare una candidata come Mary e come tanti altri, come tutti gli altri 23, per me sono soddisfazione, vuol dire che abbiamo messo in campo un Una bella progetto lista, una bella serio, una lista, lista di giovani, una lista di giovani e poi ci siamo noi che vogliamo dare un contributo. Io l'ho sempre detto alla lista, io sono qui, darò il mio contributo e se sarò eletto e dietro di me ci saranno i giovani, io farò un passo indietro, posso anche, se voi me lo chiedete, io mi dimetterò e darò spazio agli altri, perché il mio obiettivo non è tanto il ruolo del consigliere comunale, per carità, ma fare crescere il partito. Quindi io Catena mi ha dato un compito importantissimo e di grande responsabilità, fare crescere il partito a Mazara del Vallo in provincia di Trapani, ed è questo che io sto facendo. Mi sono candidato, ci tengo ad essere eletto, io ci tengo ad essere eletto, ma se tutti i candidati domani mattina tutti insieme mi diranno: Matteo, guarda, diamo spazio ai giovani, io sono qui a fare pronto a fare un passo indietro se dovessi essere eletto. Quindi per me è un grande segnale questo di apertura. Di apertura che dico, sono a completa disposizione del partito. benissimo, assessore Bomarito. Adesso a Mary Perniciaro voglio chiedere: è una signora che ha le idee abbastanza chiare. Hai qualche punto programmatico che potresti portare avanti nel giorno in cui magari avresti la possibilità di essere eletta in consiglio comunale? C'è qualche argomento che ti tocca particolarmente? No, A parte le tante problematiche della città, sì, no? io mi auguro intanto che, come ha fatto l'amministrazione in corsa, si possano completare tutte le opere in itinere. Quindi, Esatto. come dicevo prima, è giusto dare, secondo me, al sindaco Quincio, appunto, l'opportunità di amministrare per altri 5 anni per far sì che le opere incompiute vengano portate a termine. Nello specifico, ripeto, da mamma, mi auguro che tutti quei parchi urbani, tutte quelle cose, per le scuole, per i bambini, vengano portate a termine e ancora di più. Poi un altro punto fondamentale, insomma, attuale, parliamo del traffico. Il traffico. Io ne parlavo con Matteo l'altra volta, ne parlavo No, con no. alcuni Mary, non amici. esistono città senza traffico. Ma no, io ci avrei, diciamo, se andiamo incontro alle strade, abbiamo un bel lungomare, io vorrei come punto per il futuro far rivivere un attimo Tonnerella, far rivivere di più Tonnerella, come è stato un tempo, e come abbiamo un bel litorale, ripeto, non abbiamo nulla da invidiare a nessun'altra Esatto, città, quindi dico esatto, esatto. perché no, quello è una cosa a cui tengo molto. E poi, insomma, ce ne sono diversi, Diversi punti diversi, che poi che magari vorresti portare siamo avanti. Faremo altre trasmissioni, guarda, faremo io. Io altre magari non ci trasmissioni. sentiamo. Allora, Matteo Bomarito, come vogliamo chiudere questo nostro incontro? Siamo vicini al voto, abbiamo oggi detto quanti sono i votanti, almeno gli aventi diritti al voto, il diritto al voto sono 43.171 per le amministrative e 40.900 per le europee. Cioè, alle amministrative c'è un dato che in confronto al 2019 sono 400 unità in meno di cittadini. Nel 2019 il dato degli elettori aventi diritto al voto erano 43.567, oggi sono 43.171. Votanti però nel Parliamo di aventi 2019 diritti al voto, poi i votanti 26.000 sono stati nel 26.000 nel 2019. 2019. Adesso vedremo quest'anno cosa accadrà. Io ce li ho chiari in testa i dati perché abbiamo, diciamo, fatto alcuni calcoli, no? No, non siamo stupidi come li Ok, fanno tiriamo tutti fuori questi loro, calcoli nel però finale. io sono convinto che poi alla fine tu puoi fare tutti i calcoli di questo mondo.
Sono convinto solo di una cosa, che noi abbiamo una grande opportunità, Piero, ed è l'opportunità quella di poter eleggere, perché con il nostro partito e con il nostro leader Cateno De Luca, che parte dalla Sicilia e arriva sino nella lontana Lombardia, quindi nel lontano nord, quindi noi siamo riusciti a mettere in campo una lista di uomini e di donne libere che si stanno spendendo e continuano a spendersi per il nostro territorio e per il territorio della Sicilia, e dico: noi abbiamo una grande opportunità. Abbiamo la nostra concittadina mazzarese, Giulia Ferro, abbiamo il nostro concittadino marsalese, Parrinello, e abbiamo il nostro leader siciliano, che è un leader siciliano che nasce dal nulla, che nasce in se stesso, perché lui è la struttura, è lui che ha creato tutto, Cateno De Luca. Quindi queste sono le tre preferenze che io voglio dare e do, e noi come partito diamo la possibilità alla città di Mazara del Vallo di poter essere rappresentata in Europa. Quindi scrivete Giulia Ferro, scrivete Parfinello, scrivete Cateno De Luca, perché bisogna scriverlo nella scheda blu e nella scheda La rossa, rossa, la scusatemi, e scheda rossa. mettere una X a simbolo della libertà, che è il nostro partito. Dopodiché vi dico un'altra cosa, che noi non dobbiamo convincere nessuno. Io sono convinto, e sono convinto che questa amministrazione ha bisogno di essere riconfermata per i prossimi 5 anni, perché non ha avuto l'opportunità di lavorare per 5 anni, ha avuto l'opportunità di lavorare per 2 anni e mezzo, quasi 3 anni, perché ci sono stati 2 anni e mezzo di pandemia e di conseguenza hanno bloccato tutta una serie di Rallentato. lavori che noi dovevamo portare, dovevamo completare quest'anno, ma che non siamo riusciti. E quindi vi dico che la città di Mazara del Vallo oggi ha una grande opportunità. L'opportunità di poter riconfermare questo sindaco, di poter riconfermare questa amministrazione e di poter portare avanti, di poter completare e ultimare tutte quelle opere che sono in itinere. Dopodiché vi dico di, se vi fa piacere, votare Matteo Buonmarito, che si legge Cateno De Luca. Per me è un onore quello che dice Cateno, perché Cateno, oltre ad essere il leader del nostro partito, è un carissimo amico mio, perché la politica poi si va oltre, ci sono i rapporti umani che vanno a prescindere. Quindi io voglio dire a tutti che non ci devono essere quei sintomi di gelosia, perché io l'ho sempre detto: Cateno mi vuole bene, io sono un suo portavoce a Mazara del Vallo, non lo conosceva nessuno, grazie a me oggi Cateno De Luca diventa anche un personaggio nella città di Mazara del Vallo. Quindi Ecco, Matteo Buonmarito, infatti ti voglio invitare anche a parlare del risultato delle europee. Ricordiamo in diretta su Vivi Mazzara lunedì alle ore 15, quando inizierà lo spoglio, perché la sera prima, la domenica, dopo la chiusura dei seggi, ci sarà lo spoglio delle europee. Per cui la domenica sera inizieremo a conoscere chi andrà a Bruxelles. L'indomani invece inizieremo a conoscere chi andrà a sedersi in consiglio comunale e che andrà a dirigere se in prima battuta o al ballottaggio la città di Mazara del Vallo. Per cui Vivi Mazara farà la diretta dal primo piano di Palazzo dei Carmelitani, per cui avremo possibilità di analizzare il voto alle europee anche. Quindi io dico quello che noi non dobbiamo andare a votare i palazzi romani, noi dobbiamo andare a votare la Sicilia, e la Sicilia è libertà, il partito di Cateno De Luca. Io questo è quello che chiedo alla città, perché oggi Cateno De Luca rappresenta la Sicilia in Italia, non è uno che viene dai palazzi romani, è uno che è entrato a gamba tesa all'interno dei palazzi romani e ci vuole restare. Ma non per se stesso, ma per rappresentare la Sicilia e i siciliani. Quindi io quello che vi chiedo è: votate Lista Libertà, votate Cateno De Luca, votate Giulia Ferro, una vostra concittadina, una nostra concittadina mazzarese, e votate Parrinello, un esperto nell'agricoltura, un marsalese. Quindi un'opportunità del genere sappiate che non arriverà mai più, è difficile. Tra l'altro questa sera in diretta, sempre qui al tuo posto, ci sarà seduto Antonio Antonio, Parrinello, il carissimo amico candidato di mio. cui stai parlando, e avrete la possibilità di conoscerlo meglio. Allora, Neri Perniciaro, come vogliamo chiudere questo tuo battesimo a Vivi Mazara con l'ingresso nel mondo della politica? Io concludo facendo un grande in bocca al lupo. Che vinca il migliore, sicuramente mi auguro che la città possa essere rappresentata da
dai giovani soprattutto, da chiunque ci abbia messo la faccia e ci crede per migliorare l'aspetto e il futuro della nostra città. Bene, grazie a Maria Perniciaro, detta Mary, e a Matteo Bonmarito, entrambi nella lista Libertà, candidati al Consiglio Comunale a sostegno, del candidato sindaco Salvatore Quincy. Grazie di essere stati Grazie qui a Vivi a te. Mazzara. Grazie Avremo modo di a te. Grazie. rivederci. Buon cammino e buona campagna elettorale. Grazie. Grazie.